Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un argomento noto, in realtà sotto il naso di tutti in continuazione, ma poi neanche così, diciamo, regolarmente trattato, forse non in questi termini almeno. Mi sto riferendo al analfabetismo funzionale. Ok, allora, an vuol dire negazione. Alfabeta vuol dire proprio l'inizio, no? Cioè l'origine delle cose. Quindi analfabeta vuol dire che non ha nemmeno le basi, proprio niente. Quindi quando noi nella nostra società diciamo che uno è un analfabeta, vogliamo dire che non sa proprio né leggere né scrivere, non ha proprio le basi minime. Allora, in questo caso è un analfabetismo funzionale. Cosa vuol dire? Che questo soggetto sa leggere e sa scrivere? Assolutamente sì, perché non è analfabeta, è analfabeta funzionale. Allora è della funzionalità che stiamo parlando. Cosa vuol dire quindi? Vuol dire che non funziona. Non funziona. Che cosa non funziona? Cioè, perché dire non funziona, uno, immaginatevi un soggetto in una casa, no? Arriva l'altro e fa, non funziona, diventare matti, cosa non funziona? Il frigo, la TV, la lavatrice, la lavastoviglie, l'asciugatrice, io amo l'asciugatrice, cosa non funziona? E chiaramente bisogna dire cosa, no? E qui serve un chiarimento, cioè proprio netto, preciso, deve essere come dire qualcosa che rimanga perennemente inciso sulla pietra, no? Ciò che manca è lo spirito critico. Non funziona l'analisi critica, ok? L'analfabeta funzionale è fondamentalmente uno sciocco. Sciocco arriva dal termine che si riferisce all'assenza di sale, cioè il pane sciocco è quello che non è salato, è dolce. Ma che cosa si dice anche nei luoghi comuni, no? Sale in zucca, cioè i detti non sono stati realizzati così a caso, cioè c'è un grandissimo sapere dietro. Parliamo di persone con poco sale in zucca, sciocche, che si bevono qualunque cosa. Allora, questa è un'epoca particolarmente difficile per una persona sciocca. Perché? Perché siamo sommersi, siamo subissati da informazioni. In verità, il nostro sistema non è adatto a ricevere così tante informazioni in continuazione, quindi la vita dell'occidentale del XXI secolo è iperstressante perché noi siamo continuamente soggetti a stimoli. Sembrerebbe da studi fatti che 100 anni fa le persone che vivevano sul nostro pianeta erano soggette agli stimoli che riceviamo noi in una cosa tipo un anno in tutta la loro vita. Quindi capite di cosa stiamo parlando? Siamo praticamente quotidianamente sommersi di stimoli, troppi, tutti contemporaneamente. Notifiche, tutto è veloce, siamo continuamente connessi, quindi sappiamo. Prima c'era nemmeno il telefono in casa, no? Cioè vivevi ed era sempre lo stesso essere umano, sempre con lo stesso sistema nervoso, e vivevi in contatto con la tua esperienza diretta e cosa stesse accadendo in Cina, francamente non lo potevi proprio sapere, ma in realtà neanche a 10 km da te. Vivevi gli stimoli che arrivavano direttamente in contatto con te. Invece adesso noi siamo preoccupati per che cosa farà il dittatore della Corea, e quindi capite che ok, cosa farà il presidente degli Stati Uniti, cosa farà il presidente della Russia, eccetera eccetera eccetera. Siamo costantemente sotto stress. Allora che succede? Che con questo miliardo di informazioni che ci arrivano, se non hai un buon spirito critico, ma
ma sei rovinato. Qualunque cosa te la bevi. Nell'ambito olistico bisogna fare molta attenzione, bisogna avere molto spirito critico, perché da un lato bisogna avere la capacità di andare oltre le miserie materialiste. Quindi una persona che ti dice: ah no, non è possibile che un trattamento energetico funzioni, vabbè, ma quello sinceramente, cioè, è una persona veramente molto ignorante, ma tanto ignorante, perché uno, non mi puoi fare il discorso del non si vede, non si acchiappa, perché siamo nell'era del wifi. Allora cosa dici, che le radiazioni di Hiroshima e Nagasaki non esistevano, perché tanto non le acchiappavi? A Chernobyl non è successo niente perché le radiazioni non ci sono. Cioè, no, sono tutte cazzate, voglio dire, le onde radio, le onde TV, siamo continuamente sommersi da campi magnetici, mica li afferri, non sono mica farfalle che vai col retino a cercare di prenderle. Allora bisogna uscire un po' dall'ignoranza, ci sono degli studi, bisogna studiare, e noi come corpo umano siamo degli emettitori di campi magnetici, siamo dei recettori di campi magnetici. Sulle cellule, sulla membrana delle cellule sono stati individuati gli organi di recezione dei campi magnetici. Quindi in realtà noi siamo esseri che interscambiano informazioni a livello di campi magnetici. Questo ormai è scienza, quindi chi non capisce queste cose è proprio un povero ignorante. Però qual è il problema? Che una volta che hai detto che esiste molto di più, ho capito, però poi si rischia di andare alla deriva proprio, no? Dove qualunque cosa uno dica, basta che abbia un minimo di autorevolezza e tutti se la bevono, o tanti se la bevono. Calma un attimo, bisogna anche avere comunque buon senso, spirito critico e capacità di analisi. Cosa succede? Che si capisce molto bene l'assenza di questo spirito critico, e quindi la diffusione proprio, cioè, capillare di questo analfabetismo funzionale, quando leggi i post su Facebook. Ok? Che cosa va incredibilmente di moda? Prendere una foto, scriverci sotto un testo e lanciarla in rete. Cosa succede mediamente? Che la gente penserà che chi è rappresentato in quella foto abbia effettivamente pensato, detto, dichiarato ciò che c'è scritto sotto. Quindi se mettono, che ne so, la foto di Charlie Chaplin con una frase meravigliosa sotto, danno per scontato che quella frase sia di Charlie Chaplin. Ma francamente, io finché non vedo un video in cui Charlie Chaplin sta dicendo quella cosa, non posso essere sicuro che l'abbia detta lui, no? Allora che cosa fai? Se tu scrivi una cazzata, però sotto ci scrivi Albert Einstein, cioè la gente è capace di dire, la gente ovviamente è un'affermazione vaga perché qui non si fanno certo nomi e cognomi, però ognuno di noi poi conosce un po' quei soggetti che quello che gli dice si bevono, no? Ok, però attenti a non esserlo noi, stiamo attenti a non essere noi quelli che si bevono qualunque cosa. E allora Albert Einstein scrive una cazzata qualunque, ma c'è la firma di Albert Einstein sotto, quindi se l'ha detto lui. Carl Gustav Jung, se l'ha detto Jung, come ti permetti di mettere in discussione? Ma cazzo, ma tu quando l'hai sentito? In che libro lo hai letto? No, su Facebook c'era la foto di Jung e la frase sotto. Capite di cosa sto parlando? Serve capacità di analisi. Se c'è la foto di un politico e sotto c'è scritto bruceremo tutti i rom, cioè aspetta un attimo, siamo sicuri che abbia detto addirittura quello? E non sto difendendo nessuno, perché a me poi certi politici non mi piacciono proprio, ma siamo sicuri che abbia detto addirittura quello? Dovrebbe essere veramente un cretino. Allora tu vai a vedere, chiaramente è un falso, no? Cioè qualcuno ha preso la foto pubblicamente, come dire, no? Reperibile ovunque, e ci ha scritto sotto quello che gli faceva comodo scrivere per fare una provocazione. Quindi prendi la foto di una ragazza, una bella ragazza, la Ruby dal web, e ci scrivi sotto cose del tipo volgari, come dire,
in qualche modo scrivi qualcosa dove questa ragazza risulti in qualche modo compiacente, oppure scrivi qualcosa che sia di profumo o puzza di antisemitismo. E la gente comincia a scrivere sotto: bastarda, devi morire. Oppure comincia a scrivere sotto: lasciami il tuo numero che ti contatto. Oppure: svergognata, tu in questo modo rovini le famiglie. Quella è una foto rubata. Come fai a sapere che quella persona abbia veramente detto quella roba, stia pensando di fare quella cosa? Non lo puoi sapere. Ok. Questo è analfabetismo funzionale, non ce lo possiamo permettere, in questa società non ce lo possiamo permettere, ti fregano dopo 5 minuti se non sei capace di capire una cosa del genere. Faccio un inciso specifico, vorrei dire una cosa che potrebbe anche dispiacere molto a qualcuno. Io ad esempio ritengo molto, ma molto prodotto di analfabetismo funzionale la teoria della terra piatta, quindi lo dico pubblicamente, questo è quello che penso, ma non mi permetto di dire che la terra non possa essere piatta, E non mi posso permettere di dire che la terra sia un geoide piuttosto che una sfera, non mi posso permettere di dire queste cose perché non lo posso sapere davvero, ma utilizzando una approccio logico razionale posso dire che le probabilità che la Terra sia piatta, a mio avviso, sono veramente, ma veramente esigue. Quindi questo fanatismo nei confronti della Terra piatta mi sembra sinceramente una sorta di analfabetismo funzionale. Ma allora parliamone per un secondo di questa cosa della Terra piatta. Facciamo l'ipotesi, e io sono un complottista e mi definisco un complottista, sia ben chiaro. Facciamo l'ipotesi che nel mondo ci siano dei complotti in essere, ok? A mio avviso, le Torri Gemelle le hanno buttate giù i servizi segreti americani. Punto. Ma non ho molti dubbi perché ci sono delle prove inequivocabili. E così via, vi risparmio la lunga lista di cose in cui credo, ma voglio fare un video sul complottismo, ce l'ho lì da un sacco di tempo, è solo che probabilmente mi perderò la metà dei contatti dopo che dirò quello che ho da dire, ma non importa, non importa, rimarrà chi deve rimanere. Quindi, la terra piatta, che cosa penso davvero? Penso che se io fossi un governante, se io fossi un soggetto che in qualche modo sta cercando di creare un governo unico mondiale, ma non con finalità particolarmente buone, cioè della serie cerchiamo di avere un governo unico perché in questo modo il mondo potrà essere governato meglio e le persone saranno più felici. Non in quel senso. Ma un governo unico mondiale inteso come un regime anche piuttosto spietato. Allora, mettiamola così, io sono un esponente di altissimo livello di questo, diciamo, meccanismo occulto, nascosto, segreto, neanche troppo in verità. Questi si riuniscono, fanno cose a telecamere spente, quindi sai, occulto è un parolone occulto. Questi lo stanno facendo loro sotto il naso di tutti. Ma comunque, sono uno di quelli. Ok, ci sono prove lampanti della nostra attività dappertutto. Basta avere occhi per vedere. Ti accorgi di attentati che sono falsi, si chiamano false flag, perdonate il false flag, perdonate l'inglese improponibile. Ci sono una miriade di cose che possono essere discusse, ma discusse in maniera intelligente e attenta. Il fatto che l'essere umano sia andato veramente sulla Luna nel 69, se ne può parlare. Ma gli elementi veramente cruciali sono quelli legati alle attività dei servizi segreti che veramente fanno delle cose indescrivibili. Ok? E sta roba è un po' troppo evidente. Allora, che cosa serve? Servono delle cagate mostruose, mostruose, da in qualche modo infilare, no? Come delle bufale costruite ad hoc per togliere valore alle vere, diciamo, rivelazioni, servono delle cagate mostruose per riuscire in qualche modo
a denigrare chi crede a quel filone di pensiero. Allora tu che cosa fai? Prendi la terra piatta e in qualche modo la sponsorizzi, ma tanto. Ad esempio, simboli in giro per il mondo ce n'è quanti ne vuoi che richiamano una terra piatta. Quindi abbiamo il simbolo della NATO, se non erro. Comunque c'è tutta una simbologia che i terrapiattisti utilizzano per dire: vedete, vi rendete conto che questa cosa è una cosa presente ovunque, ce la mettono anche sotto il naso, quasi a sfregio. Allora, c'è un furgoncino della pizza, se non mi sbaglio, Pizza Hut, adesso non vorrei dire, non sono così informato, però questo furgoncino c'ha il simbolo della terra piatta e lo trovi in un sacco di cartoni animati, sempre lo stesso furgoncino, cambia il cartone animato completamente, ma il furgoncino è sempre lo stesso. Allora, il terrapiattista ti dice: vedi, loro mettono questi segnali dappertutto perché vogliono che in qualche modo il messaggio sia presente anche se nascosto, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa penso davvero? Penso che le scie chimiche esistano e come. Credo che nei nostri cieli stiano irrorando con metalli pesanti, sali e mostruosità oscene con cui ci stanno distruggendo la salute. E penso anche che nel momento in cui una persona dica io credo alle scie chimiche e dopo un attimo dica io credo alla terra piatta, quella persona passerebbe per un idiota agli occhi di tutti. E anche se ha detto io credo alle scie chimiche, è una cosa sensatissima, nel momento in cui ti dice anche io credo alla terra piatta, boh, l'argomento è chiuso, sei un cretino. Quindi illudere le persone che la terra sia piatta è un modo, a mio personalissimo avviso, lo dico io, Angelo Torres, non è una cosa che troverete da qualche parte, è una mia idea. Illudere la gente che la Terra sia piatta è un modo per rendere i complottisti degli idioti agli occhi di chi non è complottista. Allora, se io ti dico le Torri Gemelle sono cadute, posso cominciare a metterti in crisi, posso cominciare a dirti: scusa un attimo, tu lo sapevi che erano tre? Non lo sapevi? Allora sappi che le Torri Gemelle erano tre. Lo sai che gli aerei dichiarati erano due? Ecco, sappi che quegli aerei non li ha mai visti nessuno, c'è tutta una storia sull'averli visti, ma su questo, ripeto, ci farò un video. Però gli aerei comunque erano due e le torri crollate sono tre. Vatti a informare, le trovi queste cose, dappertutto le trovi. Non parla mai nessuno della terza torre. Come cazzo ha fatto a cadere la terza torre? Cos'è, per empatia verso le prime due è andata giù? Non si capisce, però è andata giù. Quindi capite che probabilmente lì c'era l'esplosivo, era tutto progettato per, poi è successo qualcosa che è andato male nell'organizzazione dell'attentato, finto attentato sotto certi aspetti, verissimo attentato dal punto di vista dei morti, e in qualche modo comunque la faccenda è rimasta insabbiata, cioè la terza torre è crollata, ma nessuno parla della terza torre e finisce lì. Se tu cominci a fare questi discorsi, la gente comincia a dire: ma davvero erano tre le torri? Cioè, sì, vatti a informare, si va a informare, cioè, cazzo, ho visto che erano davvero tre, te l'ho detto. Ma com'è possibile? Fatti due domande. Allora, uno che dice una cosa del genere suscita curiosità negli altri, crea veramente un meccanismo del tipo: cavolo, ma vuoi vedere che è vera sta storia, che sotto c'è qualcosa di losco? Allora, come dico, aggiungi un pezzo, dice: guarda il modo in cui è crollato il grattacielo, guarda che tipo di crollo, eh? Vuoi vedere come crolla un grattacielo che demoliscono, quindi una sorta di demolizione controllata? Tutto, 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 ecco, guarda, è uguale, hai visto? Allora, ma nel momento in cui la stessa persona poi dice: e poi tu non te l'hanno mai detto, ma la terra è piatta, è finita lì, basta, è andata. Boh, tutta quella storia delle Torri Gemelle è già finita lì, tutta quella storia delle scie chimiche è già finita lì, tutta quella storia dei falsi attentati è finito lì, perché sei un cretino che dice cazzate e l'altro che stava ascoltando dice: ma pensate, stavo anche ascoltando sto cretino. Analfabetismo funzionale è qualcosa di pazzescamente diffuso nella nostra popolazione e lo usano per instupidirci sempre di più. Più diventi stupido, più, come dire, loro cavalcano questo meccanismo instupidendoti ulteriormente. Ho fatto dei video negli ultimi giorni in cui ho parlato della mente, in cui ho parlato del terzo occhio. Questo video non è fuori tema, è assolutamente in linea con quei video precedenti, perché ti sta dicendo:
capacità di astrazione, analisi profonda delle cose, osservazione da un'angolazione diversa, non farti fregare, non farti fregare, perché se non ti fa... chiudo dicendo questo, che non sono certo parole mie: astuti come serpenti e candidi come colombe. 2000 anni fa si diceva già sta cosa, non farti fregare. Un abbraccio.